quando entro qui in questo luogo ho una tale quantità di pensieri nella mia testa che non so da che parte cominciare. E oggi con la mostra di questi preziosi documenti ritrovo scritta lì l'elenco dei miei familiari. Io sono diventata invisibile per anni, per tanto tempo, ma devo dire che allora nessuno mi ha consolato, anzi, ha fatto di me quella bambina invisibile che è diventata visibile per questo censimento vergognoso e perché da quel censimento, dalle parole, come io spesso ho detto parlando nella mia testimonianza, si passa ai fatti. Questo posto va visto in silenzio, come vanno visitati in silenzio i cimiteri, come vanno visitate in silenzio le opere d'arte più famose quando lo spirito parla.